Vieni, la ricetta! Maricetta, un grande applauso per Maricetta, TNI Lazio, che giocate in casa. Intanto come padrone di casa, benvenuti a Roma! E credetemi, chi spesso è in questa piazza lo sa, non accade che i ristoratori la riempiano, anche se scendono in piazza le categorie, quelle associazioni che sui tavoli ci hanno perduto. Non è difficile capire quali sono i problemi, non è difficile capire in che modo risolverli. Eppure chi ci doveva rappresentare fino ad oggi ha fatto finta di non vedere quali erano i problemi reali. Se stai aperto a pranzo e siamo nel rispetto della zona gialla, voglio stare aperta anche la sera. Rispetterò il coprifuoco, ma mi devi spiegare perché il virus esiste solo di sera e a pranzo no. Mi devi spiegare perché al supermercato non c'è il virus e seduti a un tavolo, separati, quattro distanziati, esiste. Me lo devi spiegare. E se non sei in grado di spiegarlo, non mi puoi venire a dire che mi ristori. Mi devi risarcire. Da oggi vogliamo parlare di risarcimento, non più di ristoro. Siamo morti dal freddo e dalla fame con questo ristoro. Brava. Ho affittato un locale perché in quel locale dovevo svolgere la mia attività. Tu lo hai chiuso e tu paghi l'affitto. Erano cose concrete e hanno fatto finta di non vederle. Ora c'è un nuovo governo là dentro, quel governo di amici che si sono fatti le foto con noi, che hanno pubblicato le nostre foto, che hanno ribattuto le nostre interviste. Ora dovranno fare, non hanno la possibilità di avere un alibi. Mi aspetto che le parole diventino fatti. Ci aspettiamo che da questa sera nessuno sia costretto a rimanere qui ad oltranza. Ci aspettiamo che le vostre parole, che hanno fatto eco con le nostre, ora diventino fatti. Signori, colleghi, vi voglio fare un complimento. Siamo TNI Italia. Siamo TNI. Gridatelo, perché in questa piazza le altre associazioni non hanno mai avuto i nostri numeri, non hanno mai avuto le nostre idee, non sono riusciti a farsi ascoltare e ad essere veri. Grazie, siete grandi!